Bentrovati al nostro appuntamento di Media News Extra. Oggi ho il piacere di intervistare un giovanissimo ospite, scrittore, Massimo Bonura. Ciao Massimo. In realtà dovevate essere in due perché ci doveva essere pure Federico Provenzano, che è il tuo collega amico, e anche avete condiviso questa esperienza di questo libro, Teoria e Storia del Fumetto. Allora, facciamo una piccola premessa. Il mondo del fumetto è una cosa che affascina chiunque, ci fa tornare indietro. E tu e Federico avete fatto questo, chiamiamolo manuale, che uno non immagina che ci sia proprio una materia dedicata al fumetto. Quindi io farei vari step e darei parola a te, cominciando a parlare di questo libro. Tra l'altro vogliamo ricordare anche la casa editrice dal tutto al femminile siciliana, che è la Zapp. Allora. Sì, innanzitutto questo è il, È il libro questo è Teoria e il, Storia del Fumetto. abbiamo voluto dare come sottotitolo il fumetto e le sue teorie comunicative, proprio per evidenziare due nature di questo saggio. Una natura storica, come si vede dal titolo principale, Storia del Fumetto, e una natura sociologica. Infatti, gli unici studi scientifici che continuano a studiare il fumetto riguardano più che altro la sociologia della comunicazione, la sociologia dei media e la cosiddetta sociologia dell'immaginario. Ci sono anche altre discipline come l'estetica, la semiotica, che comunque danno un apporto significativo al mondo del fumetto, però gli studi principali si sono concentrati appunto sul fumetto come mezzo mediale, come mezzo di comunicazione. Che poi per rendere anche allettante i nostri telespettatori, cioè uno non immagina appunto che voi avete fatto questa ricerca così accurata su tutte le origini del fumetto, e anche dedicando, correggimi se sbaglio, una parte al fumetto della Disney, perché chiunque di noi non ha sognato da bambino, vedendo anche i cartoni animati, perché c'è la parte grafica cartacea, ma c'è anche la parte legata al cinema. Raccontami tu qualcosa, perché Assolutamente. mi piace. A me piacciono tantissimo questi argomenti. Assolutamente, tra l'altro il fumetto Disney è il mio, direi anche di Federico, cavallo di battaglia, perché io e Federico ci siamo approcciati a questo mondo di lavoro al fumetto proprio partendo dai fumetti Disney. Nel 2013 abbiamo curato insieme a Luciano Tamagnini a me quella che a me piace chiamare come edizione critica, cioè una raccolta di storie degli anni 30 di un autore inglese che si chiamava William Ward, con appunto degli articoli che fungevano da introduzione, da prefazione a queste storie molto particolari, molto baroccheggianti, e abbiamo proprio per questo voluto dedicare un brevissimo paragrafo del manuale proprio a questo grande autore inglese, purtroppo poco conosciuto. Quindi questo manuale è il frutto di diverse ricerche fatte quasi in simbiosi tra me e Federico. Che poi fammi, allora, quindi stiamo facendo un passaggio, quindi anni 30, fumetto Disney, e poi penso che dopo 5-6 anni comincia anche la parte del cinema che si va a intersecare, perché ci sono cartoni animati storici, credo che sia stato Biancaneve, Del 37. insomma, in quegli anni lì, che insomma, tutt'oggi pensare che è un cartone animato prodotto nel 1937 ed è attualissimo, non di, cioè, veramente un grande lavoro. Certo, assolutamente. Tra l'altro il fumetto Disney deriva, possiamo dire, dal cinema d'animazione. Topolino, prima di essere un personaggio su carta, nasce come personaggio cinematografico. Il primo cortometraggio del 1928 è Steamboat Willie, e quindi la prima invece pubblicazione su carta come fumetto di Topolino è del 1930. Quindi il cinema d'animazione, potrei anche dire il cinema in generale, ha
tantissimo in comune col fumetto. Il fumetto è stato definito da un grande critico fumettistico negli anni 60, Claude Bailey, come la non arte, per rifarsi appunto a quella classificazione, possiamo dire, che è stata fatta da Ricciotto Canudo, uno dei primi critici cinematografici italiani negli anni 20, del cinema come settima arte. Anzi, proprio Ricciotto Canudo dice che il cinema è una sintesi di tutte le altre arti, in un certo senso. Quindi sicuramente... Che poi penso, scusami se ti interrompo, sì, che poi c'è stato questo inizio, ma la vera svolta del fumetto Disney è stata negli anni 50, è diventato anche più dinamico. Assolutamente, negli anni 50 c'è stato il boom con gli autori Bill Walsh e Floyd Gottfredson, a cui è stato dedicato un ampio paragrafo. Qualche pagina è stata dedicata pure a Floyd Gottfredson, che è sicuramente il padre della suspense disneyana, un pochettino quella suspense che ci fa ricordare cinematograficamente Hitchcock, per esempio. E quindi, insomma, che poi se dovessimo fare, diciamo, un passaggio ancora più datato indietro, lasciamo un attimo Disney, il mondo Disney, perché se non erro tu e Federico raccontate anche di un percorso storico antecedente anche addirittura la Bibbia, che veniva documentata con delle immagini. Sì, un po' fumetto, diciamo, sì. Già lì sono le prime tracce di un, possiamo dire, di fumetto nell'ambito storico della storia del mondo. Assolutamente, si parla infatti di protofumetto, ovvero le prime forme fumettistiche nel XII-XIII secolo, con secondo la leggenda Sant'Oscar di Brema, famoso per la conversione dei svedesi. È stato il primo a ideare una Bibbia per immagini, per il popolo, con tanto di testo, col cosiddetto filatterio, una sorta di nuvoletta. Anche perché anticamente non tutti sapevano leggere, quindi era l'approccio più diretto per interpretare le scritture, le sacre scritture. Assolutamente. Però questo approccio, possiamo dire, fatto per il popolo, ha dato negli anni, soprattutto negli anni recenti, l'idea di un fumetto come qualcosa assolutamente e solo popolare, come qualcosa poco paludata, per esempio. In verità, come si evince dalla conoscenza della storia del fumetto e quindi comunque anche dalla lettura del saggio in questione, il fumetto è un'arte a tutti gli effetti. Il fumetto presenta grandissime opere che sicuramente hanno avuto e continuano ad avere, ed è questo quello che un pochettino avevo intenzione di far recepire ai lettori, un'influenza mediatica abbastanza forte, culturalmente e socialmente. Che basta pensare ai più grandi musei del mondo, diciamo, tra le forme d'arte c'è sempre un pezzo di fumetto, possiamo dire. Assolutamente. Che questo non è da tralasciare, cioè magari avere a casa un pezzo di quei fumetti che hanno dei valori inestimabili. Assolutamente, tra l'altro proprio in Italia sono nate da qualche decennio proprio musei del fumetto, oltre che tantissime biblioteche, ci sono proprio biblioteche dedicate al fumetto. Sulla letteratura popolare il fumetto è dedicato un ampio, questa volta abbastanza ampio rispetto agli altri contenuti del libro, capitolo, tra cui un paragrafo del professore Armando Bisanti, docente di letteratura latina medievale proprio all'Università degli Studi di Palermo, il rapporto letterario di tre grandi autori che hanno fatto quella che nel libro ha definito il professore come, tra virgolette, letteratura popolare. Quindi sempre tra virgolette, perché se vi leggete il libro, se si legge il libro, si capisce il perché è un'accezione che può essere fraintesa. Questi tre grandi autori sono sicuramente Emilio Salgari, Edward Burroughs, che è l'autore di Tarzan,
e poi con Lodi, Carlo con Lodi, Pinocchio, non possiamo dimenticare il nostro fantastico Pinocchio. Allora, ci rimangono pochi minuti. Allora, io vorrei fare due passaggi. Oltre a ricordare ai nostri telespettatori, siamo in piena estate, e tutti ci viene la voglia di leggere, per fortuna almeno una volta l'anno ci viene a tutti la voglia di leggere. Allora, invito a chi ama il fumetto e che vuole scoprire questa forma d'arte e di storia del fumetto, basta che andate in libreria, comprate Teoria e Storia del Fumetto, edito Zapp, di Massimo Bonura e Federico Provenzano. Un ultimo passaggio, una cosa che mi ha incuriosito sia di te ma anche di Federico, così giovanissimi e così preparatissimi, addirittura voi avete partecipato a una graduatoria all'Accademia di Belle Arti proprio per la cattedra, insegnare la cattedra della storia del fumetto, che uno non immagina che ci sia proprio questa attività. Sì, ho partecipato io, Federico non ha partecipato, sono risultato idoneo, purtroppo la cattedra non è stata vinta, però comunque è sicuramente una grande gioia risultare idoneo per una cosa così importante. Io ho anche curato proprio l'anno scorso con la Scuola del Fumetto e tra gli altri sponsor organizzatori principali c'era proprio la Fondazione Orestia di Gibellina, una mostra sul fumetto chiamata Far Fumetti all'Albergo delle Povere, proprio qua a Palermo. È stata, credo, la mostra sul fumetto più grande del sud Italia da parecchi anni. Quindi questo sicuramente mi ha riempito assolutamente di allora, gioia. Allora, Massimo, quando fai parte, insomma, di queste bellissime iniziative, ricordati di noi che veniamo a spiarti con le nostre telecamere e veniamo, insomma, a sognare, perché noi fumetti ci piacciono tutti, io ancora c'ho i barbapapà degli anni 70, lo dico qua pubblicamente. Va bene, caro, grazie, tanti auguri, è stato un piacere veramente. Mi raccomando, comprate questo bellissimo libro, Teoria e Storia del Fumetto, di Massimo Bonura e Federico Provenzano. Grazie e buon proseguimento e buona estate a tutti voi.